Si è svolta ieri mattina in Commissione Territorio e Ambiente l'audizione, richiesta ormai 9 mesi fa, in merito alle presunte criticità circa l'iter autorizzativo del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione dei veicoli a motore, nonché lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non sito nel comune di Modica. Lo comunica il deputato Ibleo Giorgio Assenza, che stigmatizza il comportamento dell'amministrazione comunale di Modica che, dopo aver chiesto un rinvio dell'audizione fissata per la settimana precedente, ieri ha disertato la seduta. Assenza punta il dito anche contro il governo regionale che, a suo dire, ancora una volta si sarebbe fatto notare per la sua proverbiale assenza, dato che nessun rappresentante era presente nonostante i convocati con largo anticipo. Scrive Assenza che in particolare si rivolge all'assessore Erramo Vania Contraffatto, Maurizio Pirillo, dirigente regionale del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, e neppure un funzionario delegato presente. Presenti invece all'incontro il presidente del Consiglio Comunale di Modica, Roberto Garaffa, e il presidente del Circolo Melograno di Modica, Giorgio Cavallo, che con i loro interventi hanno evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti. Assenza dunque spiegato che la presidenza della commissione presenterà nei prossimi giorni richiesta di accesso agli atti sia presso l'assessorato sia presso il comune per acquisire la documentazione dell'iter procedurale seguito per il rilascio dell'autorizzazione e successivamente si procederà alla riconvocazione di tutte le parti interessate.